e sono venuto qui a Los Angeles da Milano perché sono un rocker e voglio fare rock and roll. Questo infatti è il suo nome d'arte, nasce a Vimercate nel 1985. Da sempre una passione quella per l'arte, tanto che diventa anche attore di teatro. Poi nel 2014 arriva qui a Los Angeles. Perché? Perché vuole seguire un sogno, quello di diventare rocker nella patria del rock and roll. Ho scelto per l'Italia Bob Big Boy, patrimonio americano, costruito nel 1949, uno dei fast food più importanti che rappresenta l'American Graffiti. La mia musica è retro rock, richiama grandi band come AC/DC, Ted Nugent, Whitesnake, Deep Purple. Io compongo, ho una band, è un power trio, e la gente quando vede i nostri concerti si diverte perché è energia pura. Sono venuto negli Stati Uniti, per quanto avessi successo in Italia con la mia musica, ho deciso di venire qui perché questa è la patria del rock and roll. Esibirmi in templi del rock come Whiskey a Go Go, Viper Room è un'esperienza unica, soprattutto perché scatta la sinergia tra me e il pubblico. È un'esperienza incredibile. America sinonimo di show business. La gente qui vuole lo show e con Alex Cole lo show è arrivato. Prima di esibirmi, siccome il mio show è molto energico, prima mi preparo, faccio il mio jump rope, salti con la corda, la mia alimentazione, una tisana, doccia calda e pronto per suonare e fare impazzire il pubblico. A un ragazzo italiano che vuole fare la mia stessa esperienza direi tenacia, non mollare, credere in quello che vuoi fare, avere un obiettivo fisso nella testa e inseguirlo. L'America è più dell'America. I'm a bad boy, rocker! Alex, facciamo un passo indietro nella tua storia artistica. All right, ok. Allora, sono venuto qui nel 2014, appunto da Milano, dove mi esibivo in locali milanesi, appunto facevo rock and roll, però il mio istinto mi diceva di venire negli Stati Uniti. E nel 2014 sono venuto a Los Angeles. Quando avevo 12 anni mi esibivo in locali cantando canzoni dei Blues Brothers, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis. Io sono cresciuto appunto con il rock and roll e questa cosa mi ha spinto dentro di me a dover andare negli Stati Uniti. Che cosa è successo poi quando sei arrivato qui? Sapevo che Whiskey a Go Go era la Mecca ed è tuttora la Mecca del rock and roll, il tempio del rock and roll. Mi sono trovato poi il giorno dopo al Rainbow, che è proprio di fianco, e da lì ho conosciuto, poi per caso, Mario Maglieri, che è stato il proprietario del Whiskey, del Rainbow. Quando mi sono avvicinato, non sapendo chi fosse, perché aveva sentito che io parlavo in italiano con amici, e lui mi dice ciao. Allora mi sono avvicinato e l'ho salutato. E lui mi ha detto, Alex, cos'hai da farmi sentire? Gli ho fatto sentire delle canzoni che avevo registrato precedentemente e ha detto, Alex, non sentivo musica così da 30 anni. Vuoi suonare al Whiskey domani? E il giorno dopo mi sono ritrovato al Whiskey a Go Go a suonare. Hai avuto la fortuna di incontrare e lavorare con grandi personaggi del rock and roll, anche adesso. Assolutamente sì. Ho appena aperto agli Anvil, al Rio Casino di Las Vegas. E ora sono in tour con il grande Ted Nugent. Qual è secondo te il problema oggi dell'emigrante moderno e come sei cambiato vivendo qui a Los Angeles? Los Angeles ti cresce, Los Angeles ti forgia. I sogni esistono ma non sono gratis. Quindi bisogna ottenere con fatica, con passione, con dedizione quello che si vuole. L'Italia
è un grande paese per me, torno perché ho la mia famiglia. E l'America è un posto dove posso esprimere quello che realmente sono. A proposito di famiglia, i tuoi genitori ti seguono molto spesso, sono qui presenti ai tuoi concerti. Io ho bisogno della mia famiglia. È una cosa molto importante perché sento che quando vengono mi danno una grossa mano spirituale e morale. US Generation significa anche una valigia che si riempie ovviamente dall'Italia verso l'America. Tu cosa ci hai messo? Allora Valentina, eccoci qua dalla valigia, tiriamo fuori gli occhiali da sole con tanto di Alex Cole logo. Sono sinonimo di stile italiano. Poi abbiamo un album di foto di famiglia che mi porto sempre con me, importantissimo. E poi la commedia. I'm a goofball, sono un personaggio a cui piace tantissimo la commedia, sono cresciuto con film di Franco e Ciccio, Christian De Sica, Fantozzi, Pozzetto. La commedia mi fa stare bene, nei momenti di stress guardo i miei film comici e sto bene. Valigia, adesso invece la prepariamo per tornare dall'America verso l'Italia, cosa ci metti? Innanzitutto, self-confidence, credere in se stessi e never give up, mai arrendersi. Il mio plettro, perché io non solo lo uso per suonare, ma mi serve come biglietto da visita. E jump ropes, ossia corde per saltare. Per mantenermi in forma e sopravvivere ai miei concerti, brucio tantissime calorie e faccio rock and roll saltando. E dall'esterno di questa libreria storica di Bourbon qui a Los Angeles finisce un'altra puntata di US Generation. Mi raccomando, scriveteci agli indirizzi Twitter US Generation _ e Valentina in LA.